Ciao Gianni. Come stai, Tris? Sto bene, ma mi mancate. Vabbè. Mi mancate. Tris, cittadinanza. Aspetta, scusa. Katrin, giusto, Claudio? Ciao Katrin. Scusa, ciao. Ciao bellissima, grazie per tutto quello che fai con le tue. Tu fai un sacco di storie. Senti Tris, ma è vero che quando vai a casa. Aspetta, non ti sentiamo più. Aia, attenzione, andava tutto benissimo. Adesso? Adesso ti sento di nuovo. Ecco. Senti, ma è vero quella cosa che mi hai accennato l'altra volta al telefono, che quando vai a Capri o in giro gli albergatori salutano Katrin prima di te ringraziando? Ma Gianni, tu non puoi capire. Arriviamo a Capri e io normalmente sono quello che deve fare le foto, ma a Capri o a Ischia o altri posti vanno da lei e la prendono in braccio. Grazie. Senti, una storia su, ma che belli! Senti, ma il nome Ciro, vabbè, lo sappiamo, no, tutti, perché se si chiama Ciro ci mancherebbe, lo sappiamo tutti, anche le pietre di Napoli. Ma è vero che se fosse nata una bambina l'avreste chiamata Anna in onore a Palazzo Don Anna, dove abitate e dove tu hai voluto fortemente abitare? Questo non lo so, per il momento io sono molto contento che un ragazzo e che il nome Ciro lo possiamo portare in tutto il mondo. E avete organizzato di posso entrare Katrin un po' nell'intimità di una coppia amatissima, no? Avete pensato, sempre. Avete pensato di venire a fabbricare il prossimo figlio a Napoli, insomma, come già spiegavo, come si dice, fabbricare va bene, no? Più, va bene Claudio, fabbricare, a concepire, cioè su uno scoglio, non so, avete pensato qualcosa? Perché il primo è nato qua. Aspetta, fammi prima fabbricare stasera qualcosa e poi vediamo. Ma me la racconti la storia della casa che mi hai raccontato in privato? Che tu quella casa l'avevi vista, sei arrivato, ti hanno detto ci vuole un mese, però tu... Allora siamo arrivati a Napoli e abbiamo visto qualche casa e un giorno arriviamo a Palazzo Don Anna e c'è un ragazzo fuori con una camicia molto aperta, un vero italiano, un vero napoletano, Claudio Boccalatte, e mi dice: guarda, questa casa non è ancora finito, ma ti volevo fare vedere perché è qualcosa di speciale. È la più bella casa di Napoli, ha detto. È la più bella casa di Napoli, ma ancora non è finito. E noi entriamo e io vedo il mare, vedo i porti, vedo la casa, sono innamorato. E Kat mi dice: ma questo non è finito ancora, non finirà mai, perché qua dicono una settimana, due settimane e poi finisce due mesi. Sono napoletano. E Claudio ci dice no, un mese puoi entrare. Ho detto: guarda, ti fido, e siamo entrati e fino ancora oggi è nostra casa. Così per chiudere un ciclo professionale o magari perché no per ricominciarlo qui, cioè Napoli speciale per voi potrebbe diventare il vostro rifugio in futuro? Per me sì. Per me sì. Gianni, la mia risposta già lo sai, allora se lei dice sì, è sì sicuro. Non lo so. Ma tu negli ultimi 10 anni, no, Tris, Katrin, che avete vissuto Napoli, forse come tanti napoletani, più dei napoletani, l'avete trovata cambiata, migliorata, peggiorata? Insomma, 10 anni raccontati da voi di Napoli. Per me è molto migliorata.
Mi ricordo l'inizio era ancora proprio, non so, non erano molti turisti, i baretti non erano così fancy come adesso. Adesso c'è sempre di più. Driss, tu adesso però parla. Tu l'hai trovata migliorata, perciò sincero, No, Driss, tu sei sincero. io lo penso come Kat, io l'ho visto molto, molto, tutti gli anni migliorato e per me Italia è il paese più bello del mondo e Napoli è la città più bella del mondo, allora io la vedo sempre migliorare e sarà sempre così. Ma tu parli così. E allora so che significa bella combinazione. Allora, io adesso consegno, ma riesce a vederlo il pubblico? Riesce a vederlo? Perché io lo vedo buio. Eccolo. Lo vedi? Anche sull'occione e tutti per te, Chris. Io adesso consegno il premio a Claudio che ti ha mostrato Napoli. Hai capito? Ho capito tutto cosa. È proprio il nostro Dries Mertens. E tu, quando ti ho chiesto come lo vedi questo Napoli, mi hai detto non farmi esporre che per noi napoletani porta male. Mi puoi dire come vedi questo Napoli di quest'anno con lo sguardo? Senza parlare, così non ti esponi, non ti metto nei guai. Sentiamo, con lo sguardo, Dries. Che cosa? Claudio, quando abbiamo parlato al telefono. Ci state chiaro, amico nostro? Grazie, Chris. Mi farebbe piacere.